Dopo che avremo tirato la pasta brisée che è rimasta più di mezz'ora in frigorifero, aggiungeremo al suo interno del formaggio spalmabile, del gorgonzola e del prosciutto cotto. Tiro la mia bella pasta brisée, che forse ho dimenticato di dire che contiene anche un pochino di zenzero e anche della noce moscata, oltre che un pochino di sale. Quindi la tiro bene con il mattarello. Aver fatto il mio rettangolo di pasta brisée, lo metto in una teglia dove avrò adagiato della carta forno in umidità per farla aderire bene. Aver adagiato la mia pasta brisée nella teglia, accenderò il forno a 200 gradi e incomincerò a riempire. Di riempire, dimenticavo, vedrò di bucherellare tutta la base. Riempio bene con il prosciutto cotto, distribuisco bene su tutta la base. Anche un po' sul bordo. Aggiungo il formaggio spalmabile. Lo distribuisco. E poi andrò a riempire i buchi con il gorgonzola. Ho pensato bene in ultimo di aggiungere anche delle carotine tagliate a julienne prima di mettere il gorgonzola. Le distribuisco bene su tutta la torta. Aggiungo ora il gorgonzola a ciuffetti. Lo distribuisco bene su tutta la torta salata. Come ho avanzato della pasta brisée pochissima, ne farò dei pezzettini da adagiare sopra la mia torta. Stampino, io ho deciso di prendere uno stampino a forma di cuore, faccio dei cuori e questi cuori poi li metto sopra la torta salata. Vero Anna? Sì, il cuore, che bello, il mio preferito. Piace? Sì. Ok, va bene. Ecco fatto i miei cuoricini, adesso li metterò sopra la teglia. Piego prima gli angoli. Ok, tutti gli angoli. E poi metto i cuoricini. Piego un pochino anche i lati. Andrò a sovrapporre anche i cuoricini in esubero. Metto un pochino di pangrattato sopra e in forno per circa 15-20 minuti. Quando sarà dorata la torta, spengo. Dopo aver fatto cuocere la mia torta salata romantica piena di cuoricioni circa 20 minuti, metterò il forno caldo solo sopra. E vedrò di far dorare un po' di più la torta salata. Ecco, appena spostato il calore del forno nella parte superiore. Aspetto che si dori il pangrattato, dopodiché tolgo la teglia dal forno.